C'è la parola fine sulla crisi di giunta. La Lega rifiuta l'assessorato alla sicurezza e non farà parte dell'esecutivo. E questo quanto emerso dall'incontro di ieri, quando per oltre un'ora e mezza il sindaco Franco Landella ha affrontato tutti i nodi politici con i referenti del movimento Noi con Salvini, Silvano Contini e Gianfranco Fariello, e ha ascoltato le ragioni di Antonio Vigiano, in rappresentanza del gruppo consiliare formato anche da Joseph Splendido ed Alfonso Fiore. La posizione dei leghisti, nonostante il pressing di Landella durato oltre 10 giorni, è rimasta invariata. I salviniani voteranno provvedimento per provvedimento, rimarranno fuori dall'esecutivo e promettono di essere pungolo dell'amministrazione sulle varie tematiche di interesse pubblico, a partire dal cavallo di battaglia della sicurezza. Il vertice ha quindi certificato la spaccatura in maggioranza, nonostante l'apertura natalizia del primo cittadino, che in occasione della visita del leader Matteo Salvini a Foggia aveva donato un posto in giunta ai consiglieri Vigiano, Splendido e Fiore. La proposta è stata rimandata al mittente. Rimaniamo uniti e coerenti sulla nostra linea politica, rimarcano i leghisti, e lavoreremo sempre nell'interesse della città. Adesso si attendono le contromosse del sindaco Landella, che non ha potuto far altro che prendere atto del rifiuto leghista. C'è aria di Maretta in casa del Partito Democratico dopo la spaccatura della minoranza dovuta alle prese di posizione di Dino Marino, Lorenzo Frattarolo e Aldo Ragni, che hanno chiesto al segretario provinciale Lia Azzarone di congelare le nomine dei 9 delegati che spettano in quota Yaya Calvio. Calvio, insieme a Gentile, ha deciso di disertare polemicamente la direzione provinciale tenutasi in settimana, non trovando però d'accordo Frattarolo, Ragni e Marino, che invece hanno pubblicamente riconosciuto la sconfitta di ottobre, reputando marginale il ricorso presentato a Roma dalla candidata sconfitta da Azzarone. Quella porzione di consenso conquistata dalla minoranza Dem all'ultimo congresso potrebbe forse assottigliarsi ulteriormente se non si troverà alla quadra. La scelta di Dino Marino e di Lorenzo Frattarolo, perché poi diciamo di questo si tratta, è una scelta che io personalmente non condivido. Nel momento in cui diciamo, c'è una frattura come dire, di posizionamento politico che nulla ha a che fare con la prossima campagna elettorale. A far discutere anche un post infelice dell'europarlamentare Gentile, che sui social ha definito infami alcuni iscritti al PD, subito bacchettata dal presidente dell'assemblea provinciale PD, Daniele D'Alessandro. Chi sono gli infami del PD? Io penso che qualcuno soffra, diciamo, della sindrome della coda di paglia. Mi riferivo a episodi assolutamente, diciamo, personali che nulla hanno a che fare con il gruppo dirigente in generale del partito o con qualcuno in particolare. Evidentemente il giovane rampante presidente dell'assemblea come dire, provinciale coglie ogni occasione per accendere una polemica. Gli agenti della squadra mobile di Foggia hanno arrestato Federico Triscioglio, di 64 anni, e il figlio Giuseppe, di 40, in esecuzione di 2 provvedimenti di carcerazione emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari. Federico Triscioglio deve scontare 7 anni e 2 mesi di reclusione, mentre il figlio Giuseppe deve scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione. Entrambi rispondono in concorso di estorsione aggravata compiuta con l'aggravante del metodo mafioso. La condanna trae origine dall'operazione Piazza Pulita condotta dalla squadra mobile nel 2010 e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Nel corso delle indagini sarebbero emerse condotte estorsive di Federico Triscioglio, esponente di spicco della società La Mafia Foggiana, e dei suoi sodali a funzionari dell'azienda municipalizzata che si occupava allora della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, l'Amica, all'epoca delle indagini di proprietà del comune di Foggia. Secondo la tesi dell'accusa, Triscioglio impose l'assunzione dei loro sodali anche grazie all'intermediazione di esponenti politici locali che suggerirono i nominativi ai consiglieri di amministrazione. Si è accertato che molti degli assunti non si recavano al lavoro, ma venivano regolarmente retribuiti. A loro carico non sono mai stati aperti procedimenti disciplinari o di licenziamento. Quando i funzionari dell'Amica tentarono di contestare queste mancanze, Federico Triscioglio li minacciò di morte. Per gli inquirenti, Triscioglio è un esponente di spicco dell'organizzazione criminale di stampo mafioso denominato Società e sarebbe al vertice della batteria Triscioglio Principe Tolonese.
Tre giorni di street food, eccellenze enogastronomiche, degustazioni, spettacoli, eventi nel cuore di Lucera. Puglia Soul Food ha l'obiettivo ambizioso di rappresentare un'ideale vetrina di risorse e potenzialità che alimentano un cospicuo indotto in più comparti ed è un evento che vede la partecipazione e collaborazione del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, del Comune di Lucera e numerose associazioni. L'assessore regionale agricoltura Leo Di Gioia ne ha illustrato i contenuti. Abbiamo dato una mano al Comune che ha inteso proporre questa iniziativa, associazioni anche private. È un evento ovviamente che in un periodo nel quale forse lo street food è abbastanza impegnativo perché le temperature non sono delle migliori, ma non ci siamo sottratti dalla possibilità di dare a questo territorio l'opportunità di mettere in mostra quelle che sono delle eccellenze anche di tipo legate all'agricoltura, legate a ciò che viene prodotto e coltivato. Non ci siamo sottratti dall'aiutare un sistema regionale che vuole fare della promozione uno dei punti di forza. Quando parliamo di agricoltura, di fatto parliamo di turismo, di fatto parliamo di paesaggio, parliamo di ambiente, e quindi quando tutto questo poi entra nelle strade delle varie comunità e quindi diventa patrimonio dei cittadini, penso che raggiungiamo il massimo della capacità di comunicare. La manifestazione si è aperta nella bella cornice della Biblioteca Comunale Bonghi di Lucera con la presentazione del piano di azione locale finanziato dal piano di sviluppo rurale della Regione Puglia 2014-2020, con l'illustrazione di azioni e interventi da realizzare nei prossimi anni attraverso la regia del GAL Meridaunia. GAL che coordina 30 comuni e che potrà contare sull'arrivo di 28.800.000 euro derivanti dal PSR e dalla programmazione comunitaria 2014-2020, la somma più consistente a livello regionale al quale andrà aggiunto il cofinanziamento del 50% dei privati. Un'opportunità irrepetibile quindi di rilancio dei Monti Dauni. GAL che appare come quello più in linea con la riforma impressa dall'esecutivo regionale attraverso la nuova legge in via di approvazione illustrata da Gianluca Nardone, direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia. Governanza non affidata a pochi singoli ma democratica e collegiale, responsabilizzazione nella gestione delle risorse, trasformazione in agenzie di sviluppo del territorio e non più semplicemente centri di spesa, reclutamento e formazione di talenti in maniera trasparente. Sono le principali linee guida alle quali bisognerà conformarsi per produrre un ritorno concreto, non disperdere le cospicue risorse e determinare la svolta tanto attesa quanto necessaria. Alberto Casaria, presidente GAL Meridaunia, che futuro vogliamo per i Monti Dauni? Il futuro che stiamo costruendo. Voglio ricordare a chi ci aspetta, a chi ci ascolta, che l'anno prossimo il GAL festeggerà 20 anni di attività. In tutti questi anni noi non abbiamo mai interrotto la programmazione, anche nonostante le interruzioni tra una programmazione e l'altra. È un progetto che va avanti da 20 anni e che soprattutto vuole cambiare, ha la pretesa, non da sole, assieme ai comuni, ai sindaci, assieme all'associazione, a tutto quello che c'è sul territorio, di cambiare un po' il paradigma per cui noi siamo periferia. L'area interna ci fornisce questa possibilità, il nuovo piano di sviluppo ci fornisce questa possibilità. 28.800.000 euro di risorse pubbliche, che con il cofinanziamento dei privati saranno 44 milioni e mezzo che dovremo spendere nei prossimi 6 anni per rendere più vivibili i nostri piccoli centri, per rendere più, per creare più opportunità anche per i ritornanti, i ragazzi che sono andati via e che di nuovo è di fronte a un nuovo progetto che vede il territorio centrale, possono anche pensare di tornare. Avremo la scuola dei Monti Dauni, avremo non più sede distaccata della scuola di Foggia, ma soprattutto avremo un'agricoltura di qualità. L'enogastronomia di qualità come possibile volano per l'economia e il turismo dei Monti Dauni e la necessità di valorizzare e sostenere le produzioni tipiche per rafforzare l'identità territoriale e reggere l'impatto con la concorrenza nazionale e internazionale che abbassa il prezzo ma riduce la qualità. L'appello al TG Blu del sindaco di Lucera, Antonio Tutolo. È una vetrina per tutto il territorio, ci sono dei prodotti di eccellenza. Io quello che mi sento di dire, ad esempio, è quando andiamo a fare la spesa, siccome abbiamo tanti buoni prodotti, perché non guardiamo
anche la provenienza. Tra un buon prodotto prodotto nei nostri territori e uno anche buono che sta fuori, e specialmente anche se c'è un buon prezzo, un prezzo migliore da parte dei nostri, ma perché non guardarle queste cose qua? Quindi quando parliamo di sviluppo, quando parliamo di economia, di che stiamo parlando? Proprio di questo. Noi qui abbiamo delle eccellenze e oggi comincia una 3 giorni in cui si mostreranno delle eccellenze, dalla pasta all'olio, ai sottoli, cioè trasformazione di prodotti del territorio. Beh, ci vuole chi li acquista e siccome sono eccellenti vi consiglio di guardare un po' di più la famosa, il famoso cartellino sulla provenienza. Anche. Cosa manca per un pieno rilancio di questo territorio attraverso anche l'enogastronomia? Manca tanto, però io spero che queste iniziative, e ringrazio la Regione per aver promosso questa iniziativa, possano far colmare quel gap che c'è tra questo territorio, ad esempio un olio toscano, perché deve costare 3 volte più di quello là nostro, che è fatto in maniera altrettanto ineccepibile se non addirittura in maniera migliore? Probabilmente ci sappiamo vendere poco. Beh, queste vetrine devono servire a far capire che il nostro prodotto è all'altezza, se non migliore di quello là. La Direzione Investigativa Antimafia di Bologna ha sgominato un gruppo criminale specializzato nel riciclaggio di capitali di provenienza illecita e frodi fiscali con fatture per operazioni inesistenti. L'attività ha portato all'arresto del noto imprenditore vitivinicolo ravennate Vincenzo II Melantri, risultato a capo del sodalizio, e dei cerignolani Gerardo Terlizzi, fratello di Giuseppe, reggente dell'ex clan Pierulli Ferraro, dei fratelli Pietro, Giuseppe e Enrico, anch'essi vicini al clan di Terlizzi. Tra gli arrestati che hanno ottenuto i domiciliari anche Roberta Bassi, compagna e socio in affari di Melandri, Rosa D'Apolito di Monte Sant'Angelo e Ruggero Di Palo di Cerignola, stabilmente al servizio dell'associazione delle sue esigenze operative. Melandri, 48 anni e noto come il re del vino, era già stato arrestato nel giugno del 2012 insieme ad alcuni soggetti legati sempre alla criminalità organizzata foggiana e nel 2016 era stato condannato dalla Corte di Appello di Bari a 4 anni di reclusione per reati associativi finalizzati alla truffa aggravata e reati fiscali nell'ambito dell'operazione denominata Bacchus, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. In questo contesto gli inquirenti avrebbero accertato che Melandri aveva accumulato e depositato in istituti bancari della Repubblica di San Marino oltre 23 milioni di euro di illeciti guadagni, di cui 9 ancora sottoposti a sequestro per il reato di riciclaggio da parte dell'autorità giudiziaria, mentre i restanti 14 rimpatriati in Italia. Proprio seguendo le tracce di questo ingente capitale rimpatriato, la DIA ha accertato come Melandri nel 2014, non appena terminata la custodia cautelare, avesse iniziato a finanziare con parte di tali proventi la Melandri Trading SRL per riprendere i già collaudati traffici illeciti. Il ruolo dei soggetti cerignolani, invece, consisteva nell'emettere, attraverso finte società vitivinicole facenti capo dei prestanome, fatture per la vendita di prodotti alla società Melandri Trading a fronte di merci in realtà mai corrisposte. Attività questa funzionale a ripulire il denaro sporco proveniente da usura, esercizio abusivo di attività finanziarie e frodi fiscali. Una serata alla Sala Fedora del Teatro Giordano, in cui non solo si è parlato di donne, quelle che hanno fatto la storia della cartiera di Foggia, ma soprattutto durante la quale sono state protagoniste indiscusse le donne. Mara Cinque Palmi, che ha presentato il suo libro, edito per il Castello Edizioni, Donne di Carta, e a sorpresa Gabriella Cristiani. Proprio lei, la premio Oscar per il montaggio dell'Ultimo Imperatore di Bertolucci, è tornata di recente nella città che le ha dato i natali e ha deciso di prendere parte alla serata per raccontare brevemente la sua storia di donna. La storia di una ragazza coraggiosa che sognava di viaggiare tanto e l'ha fatto, ma che ha dovuto affrontare tante lotte. Io non posso dire che ho fatto fatica, non mi permetto di dire che la vita è dura, perché credo che lo sia anche per gli uomini, perché quando vuoi ottenere qualcosa, quando hai un sogno e devi essere persistente. Non mi ricordo qual era il mio sogno di quando ero bambina, però credo che uno di quelli che mi ricordo è che volevo viaggiare molto e ci sono riuscita. Ho avuto l'occasione e fortuna di lavorare con persone straordinarie, ma ho dovuto lottare, certo, ma lottare come essere umano più che come essere donna. Io ho avuto questo atteggiamento di non pensare che ero una donna, ma che ero un essere umano capace, come dice Benigni, le donne sono uomini anche loro.
Dalla storia del premio Oscar alle storie delle tante lavoratrici del poligrafico di Via del Mare, a cui Mara Cinque Palmi ha ridato voce e memoria, raccontando le loro esperienze di lavoratrici donne dal dopoguerra agli anni Ottanta, attraverso la storia di una fabbrica che è strettamente legata alla storia di una città, Foggia. Anche Castelluccio Valmaggiore ospita Babbo Natale ed apre i battenti di casa sua dall'8 dicembre con l'avvio delle feste e delle attività dedicate alla degustazione di prodotti locali e a visite guidate nel centro storico tra le botteghe degli artigiani e gli affascinanti scorci del quartiere medievale. Palazzo Dogana in mostra l'arte presepiale con veri e propri capolavori che ricostruiscono le ambientazioni per la nascita di Gesù Bambino, una mostra che evidenzia la minuziosità e la creatività degli artigiani dell'arte presepiale che con amore e passione conservano questa antica tradizione che interessa turisti e cittadini. Al Teatro Reggio di Capitanata il trio comico Norillo, Mancini, Colecchia presenta le vicende di una vedova della Foggia anni 50, addolorata di nome e di fatto, che sta per ricevere l'indennizzo assicurativo per la morte del marito. Una vicenda personale che diventa popolare nel quartiere dove vive la vedova e tutti i personaggi della vita di ogni giorno. A Roseto Valfortore la fabbrica degli Elfi rivestirà di magia l'intero borgo di Roseto Valfortore, con il boschetto degli Elfi, il presepe, il mercatino di Natale, la fiera del dolce, il borgo delle fiabe e il sentiero dei sapori, degustazioni di prodotti tipici insieme ad un cartellone in natalizio da tenere sott'occhio. Continua la passerella dei big della canzone al Granda Puglia, sabato 16 dicembre è la volta di Ricky, il vincitore del talent show Amici, in promozione per il suo ultimo lavoro discografico intitolato Mania, bagno di folla per teenager che potranno fotografarsi al fianco del loro big e farsi autografare le copie del CD. Domenica 17 dicembre Peppe Servillo e Danilo Rea per gli Amici della Musica al Teatro Verdi di San Severo in un concerto che presenta le più conosciute canzoni partenopee interpretate dalla formazione jazzistica Napoli in Jazz, che certamente faranno apprezzare ancora di più le indimenticabili melodie della classica napoletana. Domenica 17 nell'auditorium di Parco Città la seconda domenica con Giordano, con l'intervento di Gabriella Laura Del Vecchio, autrice del libro Caro Umberto, nell'ambito della manifestazione Due Domeniche con Giordano, un incontro che scopre la personalità dell'uomo Giordano e che presenta una docufiction intitolata Il nostro Giordano, interpretata dagli studenti della Scuola Media Bovio di Foggia.